Stanno procedendo i lavori per il nuovo piano antenne. Abbiamo pochissimo tempo, siamo partiti subito con determinazione. Rispondiamo adesso all'interrogazione del Movimento 5 Stelle che recrimina il fatto che abbiamo scelto un'azienda privata e non ARPAM. Ricordiamo che dal 2019 ad oggi il quadro normativo è cambiato tantissimo, grazie anche proprio a un referente del Movimento 5 Stelle, il senatore Rosselli di Fabriano, che per primo, proprio in collaborazione con la società che con noi è consulente, ha portato all'attenzione nazionale un nuovo modo di pianificare, una pianificazione progettuale. Cosa significa? Significa che, a differenza del passato, vado a determinare dei punti precisi, ma soprattutto vado a verificare quello che è la copertura elettromagnetica nel territorio data dai posizionamenti delle antenne prima esistenti e quelle future. Questo è un grosso cambio di paradigma ed è proprio qui la differenza tra l'approccio precedente e quello attuale. In risposta poi al fatto di non aver coinvolto ARPAM, ricordiamo che ARPAM, che è un ente a cui noi ringraziamo e ammiriamo tantissimo e di cui abbiamo la massima stima anche in virtù della collaborazione mai venuta a mancare, ha un altro ruolo, quello di controllore. Se dovesse fare il piano antenne e individuare delle posizioni, poi si troverebbe in una situazione difficile quando l'operatore telefonico dovesse richiedere una posizione differente nel dare assenso o dissenso. Perché l'assenso o il dissenso di ARPAM si basa sulla base di alcuni criteri misurati, quindi molte volte sarebbe costretta a dare l'assenso in una situazione che non aveva previsto in precedenza. Un caos normativo e un conflitto di interessi. Il controllore è una cosa, il progettista è un'altra. Ecco perché l'amministrazione ha scelto questa strada, ecco perché è bene proseguire in questa direzione per governare bene il territorio e governare bene, nell'interesse della salute pubblica dei cittadini e della tutela del territorio, una realtà in cui il Comune ha poche armi, perché ricordiamoci che la normativa nazionale ci dà poche armi in mano per poter determinare la gestione del territorio sulla realtà delle antenne. Quindi vi invitiamo a continuare a seguire gli appuntamenti che faremo e a breve convocheremo l'ultima commissione dedicata alle antenne in cui voteremo il piano e poi lo porteremo in Consiglio Comunale. Non c'è tempo da perdere.